emancipazione dell'umanità tutta dal moloch della produzione capitalistica. Questa che abbiamo qui, rapidamente, in maniera cursoria, per cenni impressionistici, tratteggiato, dovrebbe essere, io credo, una storia a noi tutta, a noi tutti nota, essendo la storia in cui ancora stiamo vivendo, essendo la storia di una realtà che ci appartiene e di cui noi continuiamo a essere schiavi. È bensì vero che nel capitalismo non tutti sono schiavi, ma è bensì vero che nel capitalismo tutti siamo alienati, tutti siamo in preda a questo movimento di mercificazione universale. È la nostra storia questa. Io dico sempre che peggio del comunismo reale poteva esserci solo ciò che è venuto dopo, che è il mondo in cui stiamo vivendo, il mondo della presunta fine della storia in cui il capitalismo stesso diventa come l'aria che respiriamo. Con formula spinoziana potremmo dire capitalismus sive natura. Di capitalismo non si parla nemmeno più. È il solo mondo possibile. Questo è il grande dogma, questo è il grande credo della religione capitalistica. Non avrai altra società all'infuori di questa. Questa è la grande ideologia del monoteismo del mercato. Di qui bisogna partire, io credo, per portare Marx all'altezza dei tempi, per riprendere un lavoro lasciato interrotto, per continuare con Marx, per studiare le nuove forme e per criticarle del monoteismo del mercato. Oggi il capitale domina in estensione e in intensità. Potremmo dire che dopo la sussunzione formale, dopo la sussunzione reale descritta da Marx, stiamo vivendo un'inedita forma di sussunzione totale del mondo sotto il capitale. Il capitalismo ci domina in estensione, essendo la globalizzazione il nome pudico che diamo all'invasione, tutto fuorché idillica, della forma merce che satura il mondo. Ma poi ci domina in estensione per il fatto che la logica del capitalismo diventa, potremmo dire, la forma simbolica con cui pensiamo la realtà. Non riusciamo a pensare la realtà se non tramite la mediazione della forma merce. Pensate anche solo agli studenti, ai nostri studenti che vengono valutati nelle scuole secondo un demenziale sistema di debiti e crediti, no? Forma merce che si assolutizza. O espressioni terribili come quella di capitale umano, la riduzione in merce di ciò che fino a ieri era un bene comune, l'acqua e così via. Il capitalismo continua a essere l'orizzonte del nostro tempo, per non parlare poi delle nuove forme di schiavitù salariata, sempre più terribili, sempre più ossessionanti, sempre più presentate come naturali. Non c'è niente da fare, la grande ideologia del mondo capitalistico. Rassegnatevi a sopportare il mondo, lasciate essere le cose come sono. Io credo per tutti questi motivi, e mi avvio davvero alla conclusione, che Marx oggi continui a essere un segnalatore di un incendio. Marx continua a segnalare che nell'odierna presunta epoca della fine della storia, della fine delle ideologie, qualcosa continui a mancare. Ed è la semplicità che è difficile a farsi. Grazie. Bene, molte grazie a professor Fusaro per questa lezione così articolata. E adesso, mentre la sala anche in parte defluisce, possiamo però per circa un quarto d'ora avere un dibattito. Quindi chi avesse domande o interventi, vi prego di alzare la mano, ecco che la mia collega la può raggiungere. Io chiederei anche cortesemente di chi vuole lasciare la sala lo può fare, ma chiederei di non aver brusio per poter anche ascoltare le domande e le risposte. Per favore, in modo che si possa. Il dibattito è fondamentale perché è il momento in cui il monologo diventa dialogo, quindi è davvero cruciale. Grazie. Mi chiamo Di Gregorio Luciano,
Volevo chiedere al relatore come poter proseguire il discorso marxiano oggi in questo capitalismo in crisi, che sembra effettivamente creare delle situazioni di mercificazione dei lavoratori, degli studenti a livelli sempre più aggressivi e drammatici, e rispetto ai quali, diciamo, vediamo una frammentazione degli operai, dei lavoratori, degli studenti che sono costretti per sopravvivenza a entrare anche in competizione fra di loro. Ne è un esempio, per esempio, quello che è avvenuto per i test di ammissione all'università, in cui gli studenti non solo hanno pagato per andare a fare questi test ridicoli, ma si sono trovati ad essere in competizione fra di loro per un numero limitato di posti solo per accedere a quello che era un diritto allo studio acquisito, almeno negli anni passati. Allora, Marx diceva appunto: proletari di tutto il mondo unitevi, e studenti, lavoratori, eccetera. Sembra che questa possibilità, diciamo, di creare una situazione di coscienza della propria alienazione che porti a una unità delle persone, dei cittadini, dei lavoratori oggi, sia sempre più complessa e difficile. Quindi non riesco a capire come poter applicare o proseguire in quel discorso marxiano di cui parlava il relatore prima. Grazie. Allora facciamo un giro di domande. C'è una persona, guardi, qui alle... No, e questo signore anche con la camicia bianca si era prenotato. E poi dietro. Allora vi prego di essere brevi, però, perché altrimenti non riusciamo a sentirvi tutti. Sono quattro domande, ma davvero vi prego di formularle in modo rapido. Sì. Volevo chiedere, da economista, in quali capitoli del Capitale di Marx incontriamo qualcosa oltre la critica radicale per la quale quest'opera è così famosa? E cioè, se c'è qualche parte, qualche capitolo addirittura di questo testo in cui Marx va oltre alla filosofia e comincia a formulare una proposta e quindi a confrontarsi effettivamente con i classici del pensiero anglosassone come Smith, Ricardo o addirittura Keynes. Allora ascoltiamo qua ancora in seconda fila, sì, e poi... Buonasera, io vorrei... Signore là, sì, è lui. Una riflessione sul rapporto tra struttura e sovrastruttura, sostanzialmente sul materialismo storico. E in particolare, se nell'analisi marxiana di questo rapporto dialettico c'è stata qualche carenza, nel senso di non aver previsto da parte di Marx che anche la sovrastruttura risente del mutamento della struttura. E potrei dire che c'è una sorta di rimbalzo tra il mutamento della struttura e il mutamento della sovrastruttura, affinché e quindi cos'è che non si è verificato? Non si è verificato che ci sia stato una reazione deterministica, assolutamente deterministica, e che doveva questa reazione deterministica distruggere, capovolgere, annullare il capitalismo, cosa che non è avvenuta. Non è avvenuta perché esiste anche una forza, forse di rimbalzo, mi pare che sia stata chiamata, sì. Che anche gli elementi sovrastrutturali subiscono delle modificazioni, e quindi da qui può essere derivato derivata
l'integrazione della classe operaia nel sistema. Ho Beh, finito. Grazie. Allora, qua dietro, il signore con la camicia chiara, è l'ultima, credo, che a cui potremo rispondere, sempre temo. Intanto iniziamo a rispondere a queste quattro e vediamo che ora facciamo, perché... Ma in questa appassionata ricostruzione abbiamo recuperato il vecchio Mars e siamo tutti felici di sapere che non è un cane morto. L'operazione è stata tentata storicamente più volte, oggi è stata demistificata e ci è stato offerto questo pensatore come in grado di interpretare questo tempo per agire su di esso. Tuttavia io voglio porre una semplicissima questione, vorrei che non sembrasse troppo accademica. Lei ha insistito molto sul profilo filosofico di Marx. Il Capitale è il testo di un grande filosofo e credo che possiamo essere d'accordo. E ha riproposto l'indagine di Althusser, in particolare di leggere il Capitale. Ma non è intanto in questo testo althusseriano che si presenta un'immagine un po' diversa di Marx, cioè quella di uno scienziato al pari di Galileo che ha fatto un'operazione simile a quella che Galileo ha compiuto sulla natura, ha fatto un'operazione dello stesso tipo sulla storia. Galileo in questo testo, Marx in questo testo compare quindi come uno straordinario scienziato sociale. Allora, per evitare equivoci e per evitare che Marx venga consegnato, come dire, come capitolo importante, decisivo della storia della filosofia, forse non è il caso di accogliere, come dire, quei suggerimenti della Vulgata, per esempio leniniani. Tre fonti e tre parti integranti ci sono nel pensiero di Marx: l'economia classica inglese, il pensiero filosofico tedesco, la politica francese. Marx non è, cioè, un personaggio proteiforme, capace di fondere insieme diversi filoni culturali, e non è da qua che nasce la potenza, diciamo, del suo sguardo e quindi la capacità di analisi della società. Non è riduttivo presentarlo come filosofo, punto. Bene, allora intanto queste, poi vediamo se riusciamo a dare la parola più tardi, perché... Okay. Bene, le suggestioni sono molte, cercherò di rispondere anche un po' in maniera telegrafica, partendo dalle prime due che magari accorpo perché toccavano un problema, mi pare, in parte comune, cioè il fatto che c'è oggi frammentazione, competizione, la prima domanda, e la seconda, il fatto che viene meno la coscienza, una coscienza, ecco, io direi una coscienza infelice. Sembra un tema decisivo per portare Marx all'altezza dei tempi, appunto come dicevamo. E oggi sicuramente è il tempo della competizione assoluta, no? È il tempo del cinismo, come anche è stato detto, il tempo delle passioni tristi, no? In cui viene meno ogni dimensione sociale, no? Tradizionalmente la modernità era stata l'epoca in cui si cercavano diciamo di risolvere i problemi, le catastrofi sociali in maniera collettiva anche, no? Marxismo, il grande pensiero dell'illuminismo, anche era un tentativo, la rivoluzione francese, figuriamoci. Oggi viviamo in un'epoca in cui si cerca di risolvere in maniera, come ha scritto Ulrich Beck anche, in maniera biografica le contraddizioni sistemiche, cioè ciascuno mira semplicemente a risolvere per conto suo i propri problemi, no? Mors tua vita mea sembra essere il triste scenario che viene dipinto oggi nell'epoca del capitalismo assoluto, e questo in effetti è funzionale alle logiche del capitalismo. Nel capitalismo la libertà stessa, no? L'idea che dall'89 in poi abbia trionfato la libertà, dal 1989, è ovviamente la grande ideologia, perché dall'89 in poi ha trionfato la religione del mercato, l'economia capitalistica e così via, ma la libertà stessa, così come viene presentata nel capitalismo, è sempre immancabilmente una funzione ideologica ricalcata dalla compravendita. La libertà è sempre pensata come libertà dell'acquisto, come libertà del singolo consumatore, in un annientamento totale di ogni dimensione sociale e comunitaria, evidentemente, no? Appunto, il capitalismo si caratterizza, avrebbe detto Hegel, come una atomistica delle solitudini, in cui proprio l'essere sociale, l'essere comunitario deve essere reciso alla radice, in modo che non si creino appunto spiacevoli episodi di contestazione, spiacevoli tentativi di...